Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Mettetevi comodi, so che vi piace rilassarvi guardando i miei video, quindi prendete qualcosa da sgranocchiare, qualcosa da bere. Iniziamo subito perché oggi devo farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Chanel. No, voglio farvi vedere anche la camelia. Eccola qua da Chanel. Sabato scorso ci sono due bustine. Ta-da! Se mi seguite sulle storie di Instagram già lo sapete che sono stata da Chanel sabato scorso perché vi posto sempre diverse storie, specialmente quando vado a fare shopping. E qui ci sono, nella busta grande ci sono due diverse cosine che ho preso e in questa bustina piccola c'è un'altra cosina che sono sicura nessuno potrebbe mai immaginare di che cosa si tratta. Allora, prima voglio farvi una piccola premessa: io non andrò mai più di sabato a fare shopping da Chanel, ma proprio mai nella vita. Allora, il tempo era abbastanza una schifezza e io ero libera di pomeriggio, mi sono detta: ma andiamo a fare un bel giro di shopping. Come al solito, io vado per negozi, passeggio per il centro dove mi trovo magicamente, mi ritrovo sempre da Chanel, cioè non è colpa mia, passavo casualmente. In realtà no, ci sono andata con tutta l'intenzione di dare un'occhiatina, ok? E quando sono arrivata mi sono resa conto che l'unico negozio che aveva una fila, beh, esponenziale davanti al negozio, ok, era Chanel. Ovviamente io non lo so, mi sono detto: mio Dio, ma che cosa c'è? Ci sono i saldi che teoricamente Chanel non li fa, cioè fa i saldi, ma non è una cosa che pubblicizzano e sono soltanto su pochi determinati prodotti e capi che di solito sono anche parecchio bruttini, che non li compra nessuno. Quindi mi sono detta: ma no, non ci sono i saldi, ma che cosa c'è? Non lo so, praticamente hanno riaperto i negozi, hanno riaperto tutto, stanno arrivando i primi turisti perché la scorsa settimana l'Olanda ha tolto l'obbligo di tampone da un sacco di paesi, tra cui l'Italia, quindi sta arrivando il mondo qui praticamente. Io non ero più abituata, ok? Mi ero abituata ad una Amsterdam deserta dove c'è solo chi è residente e non è più così, Nicole, perché appunto mi sono ritrovata sta fila allucinante. Ma visto che ero lì, cioè era più forte di me, ho pensato un paio di volte di andarmene, ma poi ho detto: ma no, volevo fare shopping, restiamo qua. Almeno non c'era il sole, non faceva caldissimo, 18 gradi con tempo nuvoloso, quindi era anche fattibile stare lì in coda, voglio dire. Ed ho aspettato più di un'ora, un'ora e mezza per poter entrare nel negozio. Sì, allucinante, ma perché mi spiegavano che ci sono queste regole, perché è uscita la ragazza, una delle SA di Chanel, è uscita mentre eravamo in coda per dirci appunto quanto tempo più o meno dovremmo aspettare, se ci conviene oppure no, perché tipo dietro di me c'era ancora una ragazza che sarebbe riuscita ad entrare prima della chiusura, che qui chiudono alle 6 prestissimo, e le ragazze dopo invece appunto le hanno detto: guardate, non sappiamo se riuscirete ad entrare prima delle 18, se vi va di restare in fila, ok, altrimenti no. Quindi sono stata molto fortunata in realtà. Quindi sì, mi ha informato un po' appunto sul tempo di attesa, scusandosi, e poi mi ha chiesto se avevo in mente di prendere qualcosina in particolare, così po poteva già controllare se quella data cosa era disponibile oppure no. E io onestamente non avevo un'idea particolare di cosa volessi, cioè mi andava di farmi un giretto, poi se vedo qualcosa che mi piace mi faccio un regalo e me la prendo, però non avevo in mente niente se non queste cavolo di cover per iPhone. Ragazzi, io non riesco a beccarmi queste cover. Allora, a parte che non ho contattato la SA per chiederle, quindi è anche un po' colpa mia, perché in realtà pensavo non ne uscissero più e invece ne sono uscite. Come? Ma io non avendoli contattati per chiederle in anteprima, cioè prima che loro le vendano, me le mettono da parte, io non l'ho fatto perché sono super furba, però mi sono detta: boh, andiamo a vedere, magari ne hanno ricevute delle altre. E questa ragazza mi fa: ah, ok, cover per iPhone, guarda che ce ne sono arrivate diverse di nuove venerdì scorso, quindi tipo non il giorno prima, ma la settimana prima di venerdì, e quindi dovrebbe esserci qualcosina. Io contentissima, entro, chiedo, cioè dopo aver aspettato tipo un'ora e mezza, entro, tra l'altro stremata, si dice stremata, se mi sa, c'ero veramente, cioè non dal caldo, ma proprio dallo stare lì un'ora e mezza, avevo sete, mi faceva male la schiena, cioè veramente io. E quindi ho chiesto subito, prima cosa: ce le avete le cover per iPhone 12 Pro? E lei: no. Io, ma cioè, neanche una non vi è rimasta, lei no.
Ok, e quali cover per iPhone avete? Praticamente solo per iPhone precedenti al 12. E ne avevo trovata una tempo fa, però bellissima, ragazzi, ed era anche in rosa, se non sbaglio, l'avrei presa immediatamente. Sono proprio quelle cover che sono fatte a mo' di borsetta Chanel, ok? Quindi c'è la catenella e appunto sono splendide, le fanno in diverse colorazioni, pastello, magari ve le metterò qui così le vedete. Quella era la cover che io volevo e quando l'ho vista, l'ho trovata solo una volta, ma era per iPhone 12 Pro Max. Io invece ho la versione 12 Pro normale, quindi nulla. Poi mi piaceva tantissimo un paio di sandali marroni perché sto cercando un paio di sandali marroni. Mi sono piaciuti tantissimo, però non c'era il mio numero. Io ho il 40, ok? E ogni volta non trovo il mio numero, mi dicono sempre abbiamo un 32, cioè no, ok, per dire, tipo abbiamo il 37. Io penso no, ma perché? Cioè sempre così, io con il piede grande, ok? Non riesco mai a trovare il mio numero e ogni volta me ne, cioè se ne escono con questi abbiamo il 36. Io penso ma chi se lo mette il 36? Cioè, magari qualcuno di voi che mi segue avrà il 36. Beh, siete fortunati perché ogni volta io trovo numeri piccolissimi, ovviamente appunto il mio numero non c'era, erano marroni, se li troverò vi metterò anche qui la foto, molto molto semplici in realtà, c'era il logo Chanel e di un marrone che è perfetto, esattamente quello che voglio, però appunto purtroppo non c'era il numero, li avevano in rosa ma non mi piacevano assolutamente e non sono facilissimi da abbinare i sandali rosa proprio fucsia, quindi ho lasciato perdere e poi sono andata al piano di sopra perché nella boutique, almeno qua ad Amsterdam, il piano di sotto, il piano terra, ci sono borse, accessori, gioielli e al piano di sopra c'è invece la linea prêt-à-porter, quindi sono salita al piano di sopra ed ho trovato subito una cosina che mi è piaciuta tantissimo, che adesso vediamo, quindi spacchettiamo assieme. Scusatemi per la premessa lunghissima, ma volevo rendervi partecipi di questa mia giornata. Anzi, poi aggiungerò un'altra cosa che è relativa all'altro pacchettino. Comunque vediamo, tra l'altro io amo i camerini da Chanel, dovrebbero essere tutti così perché sono sempre giganteschi, comodissimi, mi hanno offerto da bere, che poi ci arriviamo, mi hanno offerto da bere, cioè veramente è un'esperienza bellissima fare shopping nei negozi super lusso. Quindi è stato super rilassante, mi sono provata diverse cosine e anche questa che vi farò vedere in due taglie diverse. E poi ho provato anche le t-shirt, però l'unica che mi piaceva era quella che già ho, solo che io l'ho presa con la costine maniche corte nera con la scritta Chanel bianca. Avevano ancora l'altra che è bianca uguale identica con la scritta nera, cambiano soltanto praticamente i colori, però non avrei, cioè mi piaceva ma non avrei preso la stessa t-shirt che già ho. E le altre di questa collezione, le stampe così non mi hanno fatto impazzire, quindi le ho provate ma non mi piacevano particolarmente, però questa cosina che ho trovato mi è piaciuta subito appena l'ho vista. E vedo adesso che c'è sia la scatolina, bellissimo perché appunto sono due cosine, molto carino il pack sempre delle scatoline e poi qui c'è invece un capo di abbigliamento. Vi farò vedere prima appunto la cosina del prêt-à-porter che ho preso perché appunto l'ho provata in due taglie diverse, mi è piaciuta subito non appena l'ho vista. Visto, sull'appendino me ne sono innamorata. Ce n'era un altro anche che mi piaceva molto, però aveva troppi loghi ovunque, ok? Avrete capito che si tratta di una maglia e un maglioncino, ma l'altro che avevo visto aveva tantissimi loghi, che era un po' troppo esagerato secondo me. Poi tutti color oro, ce ne fosse stato solo uno, sarebbe stato molto carino, ma era strapiena veramente di loghi, quindi non mi piaceva particolarmente, ma mi sono letteralmente innamorata di questo colore. Ok, volevo solo farvi notare, io che creo suspense, lo faccio bene, fatemi sapere. Volevo solo farvi notare che appunto abbiamo scoperto la volta scorsa, perché ho preso il mio primo capo di prêt-à-porter di Chanel, che appunto vengono sempre in queste buste. Tanto anche per dirvi se acquistate e non siete sicuri che sia originale, eccetera. Il prêt-à-porter
ti arriva in questa busta di cotone richiudibile con la zip, che ha qui sulla zip ha anche il logo di Chanel. Queste sono fantastiche poi per portare in giro, tipo la biancheria quando viaggio, e sono anche naturalmente lavabili in lavatrice, quindi le amo. E ho preso, finalmente vi faccio vedere, tatarà, tatarà, musichetta non può mancare, e ho preso questo maglioncino. È un maglioncino molto leggero, quindi si porta tranquillamente in estate, specialmente in Olanda. Cioè, se in Italia potrei indossarlo la sera, diciamo a Trieste, qui posso indossarlo tranquillamente anche di giorno. Oggi tra l'altro fa un freddo terribile, ragazzi, ci sono 13 gradi, 14 gradi e temperatura percepita 13, cioè veramente. Infatti mi sono vestita un po' allegra, un po' colorata, per portare un po' di sole in questa giornata grigia. E quindi sì, questo posso indossarlo veramente praticamente tutto l'anno, in realtà anche tipo in autunno con una camicetta sotto. Ed è un, come lo definireste, un maglioncino, un golfino, ed è appunto di questo blu scuro, ed ha soltanto un piccolo logo qui sulla sinistra, che non mi sembrava assolutamente troppo invasivo, sì, troppo grande, e mi piaceva tantissimo il pattern del maglioncino, che secondo me è molto molto elegante. E questo naturalmente è super super versatile, perché posso indossarlo con i jeans, posso indossarlo all'interno di una gonna, posso veramente farlo un pochino, renderlo un pochino più elegante, un pochino più sportivo, posso indossarlo con gli short, praticamente sta bene con tutto. E appena l'ho visto mi è piaciuto subito, poi mi sono detta ma forse è un pochino troppo basic, cioè forse non è abbastanza speciale per giustificare un acquisto da Chanel. Però alla fine mi sono resa conto che quando ho questo dubbio, che una cosa magari è un pochino troppo basics, devo togliermelo, perché poi quelle sono le cose che indosso di più. E quindi stesso problema mi facevo con la t-shirt. Eccola, l'ho presa dall'armadio, giusto per farvi vedere se non avevate visto l'altro video haul, così sapete di quale t-shirt sto parlando. E eccola qua. E poi appunto anche per questa ero super indecisa, e poi alla fine è stato uno dei miei acquisti migliori, perché la sto indossando tantissimo. Mentre al contrario, a volte ci sono cose che prendo che sono un pochino, come dire, over the top, un pochino più eccentriche così, e poi finisco per non metterle e le inserisco nei video sui prodotti, sulle cose di cui mi sono pentita. Quindi invece quelle un pochino più semplici, appunto, non ne sono mai certa perché mi sembrano troppo basics, e poi invece le amo. Ve lo faccio vedere anche dietro, che è semplice ed è leggermente, si vede un pochino attraverso, appunto, così traforato. Mi è piaciuto subito tantissimo. Qui c'è, mi hanno dato anche il filo praticamente extra se dovesse strapparsi, ho il filo di ricambio da portare alla sarta, presumo. Sì, lo chiamano pullover. Il colore è navy. Vi faccio vedere anche il codice, se può interessare a qualcuno, non lo so. E qui c'è la taglia, che è la 40. E la taglia 40 europea corrisponde ad una taglia italiana 44, ok? E io solitamente, se ne ho la possibilità, provo sempre la 42, la 44 e la 46. E vi spiego perché. Perché alcune, io sono molto alta, sono 1,77 m, quindi molti maglioni, molte maglie a maniche lunghe, non solo perché c'è sempre il problema del busto, però anche sulle maniche, specialmente se è un capo a maniche lunghe, io ho sempre questo problema, che non so se ho le braccia lunghe, lunghissime, sono proprio lunga io, ma tantissimi maglioni e manica lunga a me arrivano a 3/4, ed è una cosa che ho sempre detestato, è un fastidio che ho da sempre. Ragazze alte, se avete questo stesso problema vi capisco benissimo, è terribile. E quindi provo sempre la mia taglia, che sarebbe la 42. Poi provo la 44 per vedere, perché magari a volte la 42 veste piccolina e mi sta meglio la 44, e la 46 la prendo sempre solo nel caso in cui le altre due taglie siano, cioè mi stiano bene ma siano troppo
corte, allora prendo la 46, che però di solito è parecchio larga, però a volte ho provato la 46, che era la 42 taglia di qua, ed era enorme, quindi ok, scartato subito, proprio già il colletto era gigantesco, non pensavo che Chanel avesse taglie così grandi, ma sono grandi. Poi appunto ho provato la 44, non avevano la 42 taglia italiana, quindi qui la 38 da farmi provare, e quindi poi ho provato appunto la 40-44 italiana e mi stava benissimo, insomma è giusta, non è stretta, quindi non deve stare super attillato, ma le maniche e il busto sono lunghi, quindi sì, questo è stato il mio primo acquisto che ho fatto anche sabato, la prima cosina che ho preso. Fatemi sapere se vi piace, che sono curiosa, e anche se lo vedete bene su di me come colore, come forma. Prima di farvi l'unboxing però dell'altra cosina che ho acquistato, voglio fare con voi invece l'unboxing di quest'altra cosina, perché appunto non ci crederete mai, praticamente siccome mi hanno vista che dopo un'ora e mezza di fila ero veramente stanca, mi hanno offerto subito qualcosa da bere, quindi ho chiesto semplicemente dell'acqua, anche se spesso chiedo champagne quando sono a Chanel, però avevo veramente tanta tanta sete, e me l'hanno portata in questo bicchiere con logo Chanel di carta, che mi è piaciuto tantissimo, tant'è che ci ho fatto una story. E poi, visto che la ragazza era molto simpatica, ormai ci conosciamo, le ho chiesto, ma non è che mi puoi dare uno di questi bicchieri? Lei mi fa, sì, non ti preoccupare. Poi arriva l'altra che conosco, mi dice, ma perché ne vuoi solo uno? Non ne vuoi tipo tre? E io, ok. E quindi alla fine sono state troppo carine, mi hanno detto, Nicole, usali come portapenne. E alla fine me ne hanno dati quattro, cioè io amo, ma non solo, mi hanno dato proprio il pacchettino extra con un sacco di camelie che hanno ancora l'adesivo coperto, quindi posso usarle come voglio, cioè sono troppo carine veramente, guardate quante, tra l'altro sono più sottili e morbide rispetto alle camelie di qualche mese fa, non so se sono cambiate o se loro mi hanno dato, sì effettivamente anche se vado a toccare quella sulla box, che apriremo tra poco, sono più morbide, wow, no vabbè, qui ce n'è un'altra, no vabbè, quante me ne hanno da 2, 3, 4, 5, io adoro troppo, perché non me le avevano mai date così con l'adesivo che posso ancora attaccare dove voglio, fantastico, e soprattutto mi hanno dato i bicchieri, ragazzi, ma non sono bellissimi? Cioè ditemi voi, io li adoro, cioè non voglio assolutamente utilizzarli, ma proprio mai, cioè al massimo per qualche foto, ma penso che li utilizzi, allora potrei utilizzarli anche come portapennelli in realtà, forse sono un pochino troppo piccolini, no vabbè, cioè io amo, guardate quanto è carino, oppure davvero come portapenne, solo che penne onestamente non le ho tantissimo, scrivo tutto al computer, quindi sì, o come portapennelli oppure li tengo proprio solo come decor, perché sono troppo carini. Non posso usarli, sarebbe uno spreco pazzesco. Quindi sì, se avete visto la mia story di sabato e avete indovinato, bravissimi, mi sentivo un po', cioè tipo mi vergognavo un po' a chiederlo, però mi sono detta scusami, ma sono così carini, chissà quanti ne hanno, sono di carta, li buttano, cioè perché poi mi fa, vuoi ancora un po' d'acqua? Le faccio, no, sono a posto, quindi ho pensato, ok, me l'avrebbe dato un altro bicchiere, quindi se glielo chiedo non sarà un problema, poi anzi non è stato un problema assolutamente, mi hanno detto, è vero che sono bellissimi, e poi appunto me ne hanno dati quattro con le camelie, fantastico, infatti quando sono arrivate con un altro pacchettino non ci potevo credere, la mia faccia tosta, che poi quando sono uscita vi ho fatto, cioè sono andata a controllare i commenti che mi avete lasciato alle storie, la fila che avete visto davanti al negozio eccetera, e in tanti mi avete scritto ma regalano la roba, e io devo dirvi sì, mi hanno regalato qualcosa per la prima volta, avrei potuto rispondervi sì, quindi vabbè, quindi questa era la piccola appunto parentesi di me che faccio queste figure e vado a chiedere bicchieri di carta da Chanel, però poi scopro che sono carinissimi e li adorano anche loro. E poi arriviamo, ta-ta-ra, all'ultima cosina che avevo visto, probabilmente questa l'ho vista perché mi hanno fatto stare un'ora e mezza in fila e uno dei manichini aveva questo
addosso, non esattamente questa, però è praticamente lo stesso modello con un colore leggermente diverso. Quindi devo dire che ha funzionato farmi stare. Vedete come funziona? Cioè, quando stai davanti alle vetrine per un po', poi sei invogliato a comprare ed è una cosa che, cioè, di cui manco ti rendi conto, però è così, perché effettivamente dopo averla vista in vetrina, adesso che ci penso, mi è venuto voglia di prenderla. Infatti ero già in cassa per prendere il maglioncino e poi mi è venuto in mente di guardare anche qualcos'altro, che è una cosa di Chanel che io ancora non ho. Quindi sicuramente già vi sarete stupiti che non si tratta di una borsa. In realtà ho visto una borsa veramente bellissima ed ero lì lì per prenderla. Poi mi sono detta: no, Nicole, basta borse, ne hai prese troppe. Ho appena preso quella Prada e quella di Bottega Veneta, mi sono detta basta. Le due Chanel che ho preso, questa e questa, quindi mi sono detta no, Nicole, borse no, e quindi appunto ho preso una cosa diversa. Andiamo a spacchettare, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ah, una cosa, piccola parentesi, scusatemi, in tanti mi scrivete: Nicole, io ho acquistato una Chanel e non ha la card di autenticità, sono stata truffata dalla boutique Chanel, che cosa sta succedendo? Perché io nei video vi dico sempre: ragazzi, tutte le borse Chanel hanno un numero di serie all'interno che deve corrispondere esattamente al numero di serie che c'è sulla card di autenticità che vi viene data. Di solito si trova all'interno della borsa quando la comprate. Ultimamente mi ha avvisato, cioè l'ho scoperto tramite voi, penso che questa persona l'abbia acquistata il primo giorno che è uscita sta cosa. Praticamente adesso Chanel non dà più i cartellini di autenticità, quelli in plastica, sembrerebbe che non esistano più. Non ho ben capito se per tutte le borse è e sarà sempre così, ed è una cosa che stanno implementando e che quindi toglierà completamente dalla circolazione le card di autenticità, oppure se invece è una cosa che fanno solo per alcune borse come esperimento, ma al posto della card di autenticità, all'interno della vostra borsa dovrebbe trovarsi una piccola placchetta dorata, quindi appunto in metallo, con il numero di serie scritto sopra, e questo va a sostituire la solita card. Dicono che sia molto più sicuro per impedire ai contraffattori poi di replicarle, perché appunto dovrebbe essere più semplice replicare le card di autenticità che queste piccole placchette magnetiche che poi hanno il codice all'interno, insomma una roba del genere. Comunque fatemi sapere se avete acquistato una Chanel recentemente e avete trovato questa placchetta metallica all'interno. Comunque non vi preoccupate, è normalissimo, le nuove Chanel sono così, non siete stati truffati. Ci tenevo perché mi è arrivato un messaggio simile e ho risposto e quindi ho tranquillizzato la persona, però quando vedo che ce ne sono diversi preferisco dirlo in video, così vi tranquillizzo. Anche magari chi non mi ha scritto ma ha questo dubbio, sappiate, potete stare tranquilli. Comunque, torniamo all'unboxing. Ta-ta-ra! Ta-ta-ra! Io riesco a parlare per ore e ore, praticamente già anche prima di spacchettare la roba. Cioè, io ho questo dono che potrei stare qua con voi a parlare, parlare, parlare. Infatti, ultimamente mi avete detto: Nicole, ma puoi fare i video un po' più lunghi? Ma sì, ma non c'è nessun tipo di problema. Io ve li faccio anche tutti di un'ora. Solo che poi ho paura di annoiarvi, non lo so. Comunque, ta-ta-ra! Allora, spacchettiamo. Mi aspettavo una box un pochino più grande, onestamente, per quello che ho preso. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Dov'è? Perché non c'è? Non c'è l'adesivo Chanel che vado a strappare, vabbè, se lo sono dimenticati. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Non c'è niente. No, dovrebbe esserci, dovrebbe esserci. Ta-da! Ed è una cintura, la mia prima cintura Chanel. Eccola qua, è elastica, ok, quindi non ha i buchini perché è super super adattabile, e davanti ha questo logo piccolino tutto tempestato di strass, e questo effettivamente stava sul manichino in vetrina che io mi sono guardata per un'ora e mezza, ok, e però sul manichino era dorata, era leggermente diversa, aveva meno strass, erano più grandi e il fondo era dorato. Avevano la stessa versione anche in silver all'interno
all'interno del negozio, ma quella non mi piaceva. Ho chiesto alla commessa se poteva farmi vedere quella che stava in vetrina, appunto dorata, ma già sapevo la risposta, ovviamente è un no, perché le vetrine devono essere, cioè sono sistemate con un determinato look e così devono rimanere, specialmente in questi negozi di lusso, non possono assolutamente andare a toccarle. Questa cosa l'ho imparata. Dove ero? A Praga, mi sa che ero a Praga, da Dior, che volevo assolutamente la t-shirt We Should All Be Feminists, che poi comunque ho trovato, però la volevo tantissimo, ma non potevano spogliare il manichino. Io al momento pensavo che ce l'avessero con me, poi ho scoperto che effettivamente non lo possono fare e quindi non ho potuto provare quella che stava sul manichino, ma meglio, perché mi sono innamorata poi di questa, che appunto è tutta tempestata di strass. Ve lo faccio vedere bene il logo. Eccolo qui, tutto sbrilluccicoso con la doppia C. E questo è il retro, potete vedere il logo che dovrebbe essere qua sopra, qua sotto. Il marchio. Anche questa è super versatile, super semplice da portare. L'ho presa per essere indossata sul punto vita. E quindi la indosserò con gli abiti, insomma vestiti lunghi, corti, su una camicia bianca. Ci sta anche molto molto bene. E mi piace anche che non sia tanto spessa, perché ho altre cinture, magari quella Dior che utilizzo molto spesso, sempre qui in vita, però quella è molto molto più alta. Questa è più discreta, ma anche un pochino più elegante, quindi posso indossarla anche con un outfit magari un pochino appunto più da sera. L'unico mio timore, una piccola preoccupazione, è che possa perdere alcuni di questi strass, perché è una cosa che succede, come sappiamo molto bene, sugli orecchini. Non so se è una cosa che capita anche sulle cinture, spero di no, ma vi farò sapere, vi terrò aggiornati. Non sarà comunque una cintura che indosserò quotidianamente, ma comunque voglio indossarla molto, quindi dita incrociate se avete esperienze sulle cinture Chanel o altri accessori con gli strass, fatemi sapere. Però sì, questa è la mia prima cintura Chanel, ragazzi, e preparatevi perché la vedrete molto spesso. E questo è quanto per il mio haul di oggi, ragazzi, con i miei bicchieri, dei quali vado super fiera, ok? Quindi questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, anche se è stato un haul diverso dal solito, perché avrei potuto inserire altre cosine che mi hanno spedito le aziende, però volevo proprio che fosse solo un video haul da Chanel e basta, ok? Quindi questo è quanto, ragazzi, vi mando un bacio enorme. Come al solito, siete pronti per l'abbraccio finale? Venite qua, che vi abbraccio! Forte, 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 forte! Io vi aspetto sempre domani alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!